Lo 007 più famoso di tutti i tempi compie 70 anni, ma la sua statura non lo salva dalla mannaia della cancel culture. Casino Royale, primo libro della fortunatissima serie di Ian Fleming, nasce appunto nel 1953 e oggi la casa editrice che ne detiene i diritti ha commissionato una revisione affinché termini e situazioni identificate come politicamente scorrette vengano cambiate. Ripulito di tutte le parole ritenute razziste, ad esempio nero o negro o semplicemente africano. Chissà come la penserebbe oggi il papà del bellissimo agente segreto che largisce bellezza ed eleganza da ben oltre mezzo secolo, sempre in bilico tra il bene e il male. Certamente Roald Dahl, altro autore che ha subito una drastica ripulita, l'avrebbe presa malissimo. È proprio sulle descrizioni colorite e folgorante dei suoi piccoli protagonisti che si sono scatenati i correttori al grido di inclusione e accessibilità per tutti, così da assicurare che i giovani lettori del genio non si sentano discriminati per il loro aspetto fisico o per il colore della pelle. Ma in moltissimi, tra cui penne note come Salman Rushdie, si sono scagliati contro la casa editrice. La virata improvvisa di questa cultura della cancellazione è dovuta anche al nuovo spazio dei social, che amplifica la possibilità di offendere o sentirsi offeso. Così moltissime parole sono diventate antipatiche, volgari, impronunciabili. Il rischio di scivolare nel body shaming è sempre dietro l'angolo, quando si parla di obesità, di genere o professione. Un'ipocrisia verbale che colpevolizza l'uso della parola grasso, nascondendo il termine ma non risolvendo il problema. Di questo passo sottolinea l'ironia di Luciana Littizzetto, la deriva non è lontana. C'era una volta una bella bambina che si chiamava Biancaneve. No, bella no, perché discrimina le bruttine.